2020. Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto qui a Terza Pagina Magazine, non è la radio.it. Beh, Emidio, prego. Cristiana Ciprianetti. Buonasera Cristiana. Buonasera Cristiana, eccoci qua, new della redazione di Terza Pagina Magazine. La nostra redazione di Terza Pagina Magazine con Psicoleggimi. Ciao. Oggi abbiamo... Non mi presentano però. No, Maria Cristina è presente anche lei oggi, Cristiana. Cristiana, oggi abbiamo fatto questo intervento, diciamo quasi redazionale, interno, per farti parlare, perché è una giornata molto importante, nel senso che dal 5 all'11 ottobre abbiamo questa settimana nazionale della dislessia. E oltretutto è l'anniversario dell'ingresso di questa legge 170, quindi c'è questo riconoscimento da parte legale di questo riconoscimento del disturbo specifico dell'apprendimento in particolare, ma poi lascio a te la parola perché vorrei che veramente spiegassi di cosa stiamo parlando e di qual è la situazione attuale qui in Italia. Ok. Allora, partiamo un po' dallo spiegare appunto che cosa sono i disturbi dell'apprendimento. Allora, li possiamo definire come, in linguaggio tecnico, diciamo come disturbi del neurosviluppo, però messa così diciamo è una parolona che sembra tanto complicata, invece in realtà sono appunto delle difficoltà che vanno a riguardare la capacità di leggere, scrivere e far di conto. La cosa importante da dire è che però non vanno in alcun modo a inficiare il funzionamento cognitivo, quindi proprio a livello di quoziente intellettivo, che in queste persone è assolutamente nella norma, e non sono presenti difficoltà di tipo, non so, ad esempio problemi di vista, problemi d'udito, però tutto questo comporta comunque delle difficoltà a livello di appunto quotidiano, legato soprattutto all'apprendimento. I disturbi dell'apprendimento sono quattro, e sono la dislessia, che è quella più conosciuta, diciamo, e interessa l'ambito della lettura. Poi abbiamo la disortografia e la disgrafia, che interessano la scrittura, quindi sia in termini di grafia che in termini proprio di correttezza ortografica. E poi abbiamo la discalculia, che riguarda il far di conto. Ecco, quindi diciamo che questa è un po' la panoramica generale. E ovviamente questo è una cosa che colpisce soprattutto diciamo in un'età evolutiva, un'età in cui i ragazzi devono cominciare già dalle elementari spesso, ma c'è un'età diciamo in cui ci può accorgere o meno? Ti faccio questa domanda perché credo che fino a qualche anno fa neanche si accorgeva se una persona aveva queste problematiche. E quindi no, è emerso esatto. Dopo questo approfondimento e questa ricerca praticamente. Mm-hmm. Sì, allora diciamo che di norma l'età giusta per fare una diagnosi, allora per quanto riguarda la dislessia, è la fine della seconda elementare. Invece riguardo poi la discalculia si fa addirittura anche alla fine della terza elementare, perché comunque sono... cioè si deve dare il tempo ovviamente allo studente di mettersi in pari in qualche modo con quelli che sono i programmi scolastici. Se poi si vede appunto che non vengono raggiunti gli obiettivi, ci si inizia un attimo a porre qualche domanda. E i campanelli d'allarme sono legati innanzitutto alla lettura, che può essere tentata, ma perché il bambino fa difficoltà a riconoscere alcune lettere, quindi non so, ad esempio la A e la E, la P e la Q, ossia tutte quelle lettere che sono praticamente scritte allo stesso modo ma a posizioni, in una posizione spaziale invertita, quindi ad esempio la B e la D sono praticamente la stessa lettera ma scritta con la, cioè, speculare. Oppure per quanto, non so, proprio a livello più semplice possiamo vedere che i bambini hanno difficoltà di coordinazione, oppure non so, hanno proprio una grafia particolarmente illeggibile, oppure non so, hanno difficoltà a copiare dei disegni, insomma sono tutti piccoli indizi che ci possono appunto far accendere dei segnali. Sì, esatto. E quindi a quel punto quello che si può fare è quello di contattare appunto uno specialista, che può essere uno psicologo oppure un logopedista, un neuropsichiatra, e chiedere un consiglio, insomma. E quindi da lì poi partirà insomma l'iter di valutazione, che ecco, può partire anche da un semplice
una semplificazione generale degli apprendimenti, se poi c'è una difficoltà si può andare a, ad ampliare insomma l'indagine. Senti Cristiana, qual è l'importanza di questa legge 170? Che cosa allora, ha comportato il riconoscimento diciamo legale di questo, di questi disturbi a livello allora, sociale? La cosa più importante è che per la prima volta i disturbi dell'apprendimento sono stati divisi dalla la categoria diciamo di portatori di handicap, perché inizialmente anche i disturbi dell'apprendimento erano parte di chi rientra nella legge 104. Poi da 10 anni a questa parte, appunto, grazie alla legge 170, i disturbi dell'apprendimento hanno la loro normativa a parte. E praticamente in questa legge noi ritroviamo tutte quelle quegli interventi che possono fare gli insegnanti a scuola per cercare di supportare questi studenti nel processo di apprendimento. Quindi non so, abbiamo ad esempio l'utilizzo del computer, oppure la possibilità di usare mappe e schemi per ricordare alcuni processi, proprio ad esempio non so come si risolve un problema di matematica. Questi bambini possono avere sotto magari uno schema dove viene riportato passaggio per passaggio quello che bisogna fare, oppure non so, in termini anche di verifiche, di interrogazioni, avranno il tempo prolungato, oppure avranno le interrogazioni programmate. Quindi ecco, tutte queste varie queste interventi vengono appunto riportati in questa legge. E praticamente viene fatta una, viene detto una cosa molto importante, che viene introdotto il PDP, ossia il piano didattico personalizzato, che racchiude appunto tutte queste accortezze che gli insegnanti possono prendere nei riguardi di questi studenti. Poi ovviamente c'è anche tutta la parte relativa a dove fare la diagnosi, chi se ne deve occupare, quindi ecco, diciamo che grazie a questa legge finalmente anche gli studenti di SA hanno i loro diritti, ecco, che devono essere ovviamente rispettati e poi attuati da, da tutte le professioni che in qualche modo si rapportano con loro. Cristiana, c'è Maria, ecco, Cristina, quindi, che penso voglia chiederti qualcosa. Allora, io volevo chiedere questa cosa, ok, la legge 170 del 2010, questa legge che dovrebbe essere applicata, io dico dovrebbe, uso il condizionale, perché poi il PDP, non tutti, come mai gli insegnanti non lo seguono alla lettera? Allora, questo è uno dei problemi principali, io penso che sia per mancanza di formazione sull'argomento e di conseguenza una mancanza di in qualche modo di delicatezza nei riguardi di queste di questi studenti. Quindi non so, oppure io, cioè, ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però no, 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 quello no, non voglio, cioè, assolutamente, sì, però sì, ci sono insegnanti che, ecco, il PDP deve essere interrogazioni programmate e tutto quanto, però non viene sempre rispettato. Esatto, e siccome non si può fare nulla se non un genitore chiedere all'insegnante e far valere questo, questo PDP, altro non si può fare a quanto pare. No, diciamo che l'altro passaggio sarebbe quello di rivolgersi al referente scolastico per i DSA, che deve essere presente in tutte le scuole, quindi c'è appunto un insegnante che si occupa di quello, di quell'aspetto, e in alternativa arrivare direttamente poi al preside. Al, insomma, al dirigente scolastico, fargli presente questa cosa e sperare che lui o lei insomma intervengano in qualche modo. Diciamo che questa in termini burocratici è la cosa che può essere fatta. Capisco che dal punto di vista del genitore è una lotta continua, se non si, ecco, hanno brava, davanti, sì, una lotta continua. Sì. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, ma è possibile, soprattutto perché adesso si riconosce subito, ecco, inizio seconda elementare, fine seconda elementare, anche se non è, come dire, acclarata, usiamo sto termine, cioè nel senso non ti dicono effettivamente se sia dislessia, perché ci vuole un po' di tempo per capire, oppure se si tratta di disortografia, disgrafia, bla bla bla.
E nel momento in cui i ragazzi fino a un certo punto non sono stati, non gli è stato diagnosticato, ma ecco, dice va bene, non voleva impegnarsi e si va avanti. Ma questo può avvenire in un adulto? Sì, cioè nel senso un adulto può rivolgersi a qualcuno e cercare di capire se effettivamente è presente questa difficoltà? Assolutamente, ci sono dei centri specializzati insomma nella diagnosi dell'adulto, quindi ci sono appunto un percorso diagnostico da fare e poi a quel punto si può arrivare ad avere una diagnosi. Quindi ecco, diciamo che da adulti è più difficile che si ricorra all'avere la diagnosi, perché comunque se il percorso scolastico è stato comunque portato a termine con successo, magari il lavoro comunque si riesce a gestire, è più difficile appunto che si richieda una diagnosi. Questo, diciamo che l'importanza di avere una diagnosi in età adulta è quella di in qualche modo sentirsi tranquillizzati su tutti quelli che potevano essere state le difficoltà da bambino e che finalmente hanno una spiegazione, una motivazione. Ecco, diciamo che vedo più da quel punto di vista l'importanza della diagnosi in età adulta. Cristiana, aspetta un attimo. Cristina Ciprianetti. Una domanda dal mister Batte in cabina regia. Ciao Cristina, io sono Alessandro, sono in regia. Io dopo mi faccio lasciare il tuo numero da Alessandro, perché ti spiego. Io fino all'età dei 16 anni non mi era stata riconosciuta. E poi purtroppo scusami, ti sento male. Mi senti ora? Sì, perché okay, spiego, a me fino all'età di 16 anni non mi è stata riconosciuta la dislessia. Poi a 16 anni ho fatto dei corsi e delle cose, mi è stata riconosciuta. Poi purtroppo io ho lasciato la scuola, ho cominciato a lavorare e non ho fatto più nulla. Dopo mi farò lasciare il tuo numero da Alessandro, magari vi contatto e vorrei provare a vedere se si può fare qualcosa. Più che altro perché io adesso non ho più problemi, però come dicevi tu prima, a volte la sicurezza manca su queste cose, perché magari io sono stato purtroppo, a me se ne sono accorti dopo che mi hanno bocciato una volta a scuola e da lì poi ho voluto. Ok, Cristina, senti, allora, riguardo a questo argomento, so che voi di psicologi, proprio perché la vostra struttura, consigliate anche dei libri sia per i ragazzi, che può essere d'aiuto per l'apprendimento e per migliorare anche ai genitori spesso. Hai qualche chicca, qualcosa che vuoi dire agli ascoltatori su qualche cosa che si potrebbe leggere o vedere? Sì, assolutamente. Allora, il primo è sicuramente La dislessia di Giacomo Stella, che è un piccolo manualino veramente facilissimo da leggere, molto scorrevole, che è scritto appunto da Giacomo Stella, che è uno dei massimi esperti in Italia di disturbi dell'apprendimento. E praticamente fa una panoramica su che cos'è la dislessia e poi parla anche di cosa può fare l'insegnante, cosa può fare il genitore, cosa può fare lo specialista. E poi la particolarità di questo libro è che alla fine ha un paio di pagine dove vengono riportati tutti i riferimenti principali, tipo, non so, quello dell'Associazione Italiana Dislessia o di vari centri che sull'Italia si occupano dei disturbi d'apprendimento. Quindi questo assolutamente per un primo approccio. Cristina, al volo ci puoi dare una seconda cosa, che siamo, sai, i tempi nostri, lo sai come siamo ristretti, ci puoi dare un secondo consiglio. Ok, l'altro è Storia di straordinaria dislessia, che è edito da Erickson e sono storie di 15 personaggi famosi dislessici e che secondo me sono un ottimo libro per i ragazzi, proprio perché possono vedere in queste persone un esempio da seguire e da emulare, per vedere che comunque la dislessia non è un ostacolo alla realizzazione poi professionale e scolastica. Perfetto Cristina, guarda, noi ti ringraziamo. Grazie Cristina. No, grazie a voi. Grazie Cristina Ciprianetti. Tanto ci sentiamo dietro le quinte per le nostre cose. Buona serata e grazie mille a l'intervento. Voi. Grazie, a presto. Ciao a voi. Eccoci qua.